Un appuntamento da ricordare è quello che si è svolto presso l'Auditorium Sala Eden di Ortona, dedicato all'inaugurazione dei nuovi corsi biennali 2022-2024 dell'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile, ITS MOST. Il nuovo biennio vede l'avvio di due percorsi formativi, Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci, giunto alla sua quinta edizione, e la novità rappresentata dall'iniziativa dedicata ai futuri tecnici per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche. È veramente una scommessa nata nel 2018 che va avanti grazie alla professionalità, all'impegno di tutti gli attori che fanno parte di questo progetto. Un'opportunità che abbiamo potuto toccare con mano in questi anni per i giovani che escono da questo corso biennale e che trovano facilmente lavoro nel tessuto sociale del nostro territorio. Quindi bisogna continuare su questa strada, l'impegno nostro è questo. Siamo contenti che questo ITS sia nato a Ortona con appunto la collaborazione dell'Istituto Nautico e poi di tutti gli altri partner. Continua a crescere, continua ad ospitare nuove aziende e quest'anno abbiamo presentato anche il nuovo ramo, che è il ramo della tecnologia, quindi dell'informatica. Abbiamo fatto entrare in fondazione delle aziende specializzate perché è importante il flusso delle merci su strada, su ferro, su mare, ma è anche importante il flusso delle informazioni. È una bellissima idea che è stata sposata da tutti noi e che sta riscuotendo un bel successo, un livello altissimo di occupazione e un livello costante di aggiornamento per tutto quello che riguarda la conoscenza, il sapere, dall'informatica alla logistica, ai depositi, a tutto quanto. I ragazzi sono entusiasti, c'è una bella squadra, c'è un bel affiatamento e soprattutto c'è la consapevolezza che è un progetto di vita questo, no? È un progetto di lavoro importante, è un progetto di lavoro che si sviluppa e che non smette mai di crescere e di formarsi. È una di quelle realtà della formazione che sta dando dei risultati notevoli, tra l'altro su questa realtà Confindustria Chieti Pescara ha investito in maniera importante sugli ITS in generale, ma su questa realtà, perché il trasporto e la logistica saranno tra i fattori strategici di sviluppo del terzo millennio. Non solo una bella abitudine, ma anche ritrovarsi con soggetti che tutti insieme hanno la consapevolezza dell'importanza dell'intermodalità, della logistica e soprattutto di quanto sia fondamentale avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. La FIT CISL continuerà ad essere presente e cercherà di dare sempre il proprio contributo per migliorare questa situazione che è in assoluta crescita. Sì, effettivamente diciamo che è un progetto nato da pochi anni che ci vede coinvolti nella parte formativa per quanto riguarda la parte della security portuale. Con molto piacere già il secondo anno che ci occupiamo di questa attività formativa e, insomma, uno sviluppo che possiamo offrire anche ai ragazzi per un'aggiunta per quello che riguarda la formazione per questi ragazzi che andranno ad affrontare un lavoro nuovo, molto probabilmente un lavoro nuovo. Ma come dicevo, la collaborazione è nata da un'esigenza, che era l'esigenza di riuscire a formare qui in Abruzzo una serie di persone con competenze giovani che potessero poi lavorare in aziende informatiche. Io onestamente non conoscevo gli ITS MOS e quindi è stata una novità per me, è stato molto interessante lavorare con la direttrice Emanuela, è stato molto positivo, una donna fattiva che immediatamente va al sodo, immediatamente cerca di risolvere i problemi. Noi siamo sempre presenti e partecipiamo anche ai lavori nel Comitato Tecnico Scientifico, siamo anche soci fondatori, quindi assolutamente sì, puntiamo tantissimo sulla formazione dei giovani del territorio, perché poi è anche importante avere risorse del territorio, perché sappiamo benissimo che avere persone fidalizzate anche al territorio aiuta anche a far crescere le aziende e a fidelizzare le persone. La chiamerei più che altro partnership, perché insomma fonda le sue radici da un po' di tempo e ha visto uno sviluppo
in questi anni, ma soprattutto nel futuro. Perché? Perché crediamo che i giovani abbiano bisogno di formarsi da un punto di vista non solo delle metodologie logistiche, ma anche da un punto di vista informatico. Quindi insieme all'ITS Most abbiamo lanciato e incentivato questo biennio per l'ICT.